come comincia la giornata di una volontaria? Isa, alzati che tardi! Isa, porca puttana! Sono Isabella e per il Festival di Perugia mi occupo della web TV. Realizzo insieme ad altri videomaker video degli eventi in corso e interviste agli ospiti principali. Questa è Piazza Italia, la zona che raggiungiamo ogni giorno per partecipare al festival. Questo è l'Hotel Brufani, il quartier generale del festival. Qui tutte le mattine ci vediamo insieme ai miei colleghi videomaker per decidere quali eventi coprire durante la giornata. Ciao! Ma insomma, ciao ragazzi! Buongiorno! Sei sempre in ritardo. Cosa fate oggi? È quello che facciamo tutti i giorni. Cioè? Si possono dire parolacce? Camilla, mi tieni un attimo questa? Ecco qua. È tardi, ma andiamo in riunione? Direzione sala stampa, dove faremo la riunione di tutte le mattine per decidere dove andare con le nostre telecamere. Quella che vi saluta con la mano è Lisa, la mia responsabile. A lei il compito di affidare a ciascuno il proprio incarico. Ovviamente sa bene chi è la persona più adatta ai progetti davvero importanti. Allora, devi portare la colazione, sai che pranzano tardi, la colazione alla stanza numero 342. Forza su, dai. Ma qui i video li posso fare? I video? Perché, scusa, sei venuta a fare video qui? Finite di programmare le cose da fare. Un Kit Kat! Dicevo, finite di programmare le cose da fare. Adesso si lavora. Il bello di lavorare qui è che si ha la possibilità di entrare in contatto in pochissimo tempo con professionisti che nella vita di tutti i giorni sarebbe difficilissimo incontrare. Questi, ad esempio, sono Chris Hamilton, giornalista della BBC, e Greg Barber del Washington Post. Gliel'ho chiesto se avevano bisogno di una giornalista, ma mi hanno detto che mi faranno sapere. E poi capita anche di ritrovare volti noti, di rivedere persone che invece normalmente si incontrano fin troppo spesso, come i propri caporedattori. Io penso che lei non debba fare un video, ma un normalissimo pezzo scritto, senza foto, senza... Facci un pezzo, lo teniamo in bozze fino al prossimo anno e poi ne riparliamo, ok? Grazie. Io penso che sto considerando la candidatura della Ciotti come giornalista. Per fortuna l'hotel che ospita il festival ha un bellissimo ristorante. Ma non è per noi. Quello che conta alla fine della giornata è sapere di aver catturato nel proprio obiettivo anche solo una piccola parte del festival e andarsene sapendo di aver fatto tutto, ma proprio tutto, quello che c'era da fare. Isa? Sì? Il video l'hai fatto? Sì. La ripresa fuori del corridoio l'hai fatta tutta la gente? Sì, l'ho fatta. Il montaggio l'hai fatto? Fatto. Hai convertito pure le tracce al tipo là che è venuto? Sì, ho fatto. Ok, vabbè. Quindi direi che puoi sparecchiare i tavoli, passare un po' l'aspirapolvere, controllare se sotto i tavoli qualcuno ha dimenticato qualcosa e magari lo porti in reception. E poi forse puoi andare. Poi ritorna qui e ti dico se puoi andare, ok?